Soltanto perché la sporcizia ti è arrivata fino agli occhi. Fatti un bel bagnetto! Vuoi dire che non resterai qui per assicurarti che lo faccia davvero? Oh, Timmy, hai 10 anni, sei abbastanza grande da poter restare dentro la vasca da solo adesso. E poi, sai, ci fidiamo molto di te. Ci vediamo fra 11 minuti. Beh, almeno ho il mio adorato Crimson Mentone per passare il tempo. Oh no! Qualcosa non va, Timmy? Salvo che galleggiamo nel tuo suriciume! Non mi ero accorto che questo fumetto è del mese passato, in cui salva Cincinnati da H2 Olga! H2 Olga? Quella creatura diabolica fatta di acqua! Non posso rilassarmi nella vasca con un numero vecchio di Crimson Mentone! Mi serve quello di questo mese! Faccio un salto al negozio di fumetti! E come lo metti coi tuoi genitori? Non credo che a loro piacciono i fumetti! Posso andare e tornare senza che neppure se ne accorgano! Mitico, eccomi al negozio! Sono completamente nudo e ora che faccio? Le mie orecchie hanno udito bene. Non era il grido di Naked Lad. Vediamo se nudo ci firma un autografo. Mai visto come corre senza vestiti? Beh, avanti, che facciamo adesso? Vediamo per quanto tempo riusciamo a trattenere il respiro. Ma sei un pesce! Non hai bisogno di trattenere il respiro. Cosa? Oh, Charles, grazie di esserti offerto di badare alla mia nipotina. Lo farò con piacere, Beverly Boulevard, giornalista senza superpoteri del Daily Blabbity. Spero che facendo qualcosa di carino per te, ricambierai innamorandoti di me. Sono sensibile e premuroso. Sto vivendo d'amore. Cosa? Ops, è venuto fuori dalla mia bocca. Doveva rimanere solo nei miei pensieri. Beh, in fondo, cosa mai potrà combinare una creaturina così dolce? Bene, adesso che ti sei liberata, le cose non potranno certamente andare peggio. Aiuto! Aiuto! Per le grandi ganasce della giustizia, è una chiara richiesta di aiuto da parte di un uomo in affanno. Sembra proprio un lavoro per il magnifico Crimson Mentone! E per questa piccola creaturina umanoide. Caspita, quando Cosmo e Wanda mi hanno fatto uscire dalla vasca da bagno, non mi hanno rimesso i vestiti! E se non torno a casa nei prossimi 10 minuti, mamma e papà stavolta si arrabbieranno! Sono capaci di uccidermi o peggio, mi faranno fare un altro bagno! Devo tornare a casa in tempo, spero che non mi veda nessuno! Ed ora, Chompy ed io siamo orgogliosi di annunciare che le telecamere per il controllo del traffico a Dimsday sono state installate e funzionano. Adesso possiamo vedere che cosa succede in qualsiasi angolo di strada e in qualsiasi momento. Sì, infatti, Chompy. Ed ora spingi il pulsante e vedrai le strade di Dimsday proiettate nel futuro. Chompy, chiudi gli occhi! Devo tornare a casa presto. L'unica cosa positiva è che finché mamma e papà non dovranno andare in bagno, io sono a posto. Ehi, tesoro, facciamo una gara a chi beve più acqua, ti va? D'accordo, non appena avrò finito di spruzzare questi lassativi al cioccolato sulle mie fibre di segatura. E per non farci mancare niente, aggiungiamoci del succo di prugne. Sei grande, riempimi di prugne, baby. Questa è la vignetta del fumetto da cui proveniva la voce dell'uomo che gridava. Accidenti, era una trappola! Aiuto, aiuto! H2 Olga, eri tu l'uomo che gridava? Che invocava il mio aiuto? Sì, hai indovinato, Crimson Mentone. Ho bisogno di una mano per organizzare il tuo funerale quando avrò il controllo di tutti i liquidi per distruggerti una volta per sempre! Sì.
Oh, ne hai avuto abbastanza, caro? Oh, arrenditi, pallone gonfiato! Questa è una città e non esiste una massa d'acqua abbastanza grande per poter riuscire a sopraffarmi! Guardatela, non è adorabile? È la giustizia che la rende così allegra! Ehi, Crimson Mentone? Sì? Oh, sei deliziosa e così innocente. Non ce la faccio ad aspettare che tu cresca per vederti diventare cattiva. Prenderò la scorciatoia attraverso il Museo di Scienze e Storia Naturale e sarò a casa in un attimo. Benvenuti al Museo di Scienze e Storia Naturale di Dimmesdale. Oh no! Perché mi sono lasciato trascinare qui? Te l'ho già detto. C'è una nuova fantastica esposizione del nostro sistema solare. Wow, è grandioso, e con grandioso intendo chi se ne frega! Ed ora? Ecco la meraviglia del nostro universo. Bella la luna, buona idea. Lascia andare quella neonata, non è neanche mia. Lasciarla andare, dici? Ah, certo, hai avuto una fantastica idea. Ah, la cattiveria sembra divertirla. La nipotina di Beverly è in pericolo, non c'è da perdere un... per le grandi ganasce della giustizia! Forse non è il giorno adatto per andare in giro, tornate a casa! Guardate, c'è Crimson Mentone! Oh! 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 Bene, qui non correte alcun pericolo. Oh, ora che ho distrutto questa pagina del fumetto, non c'è niente che mi impedisca di distruggere anche la pagina 8. No, non permetterò che te lo faccia. Non ti lascerò distruggere tutto il fumetto. Devo fermare H2 Olga. Ehi, che cos'hai là sul braccio? Dove? Oh! Ti sei cascata? Cosa? Cosa sta succedendo? Dov'è l'acqua? Te lo dico io cosa sta succedendo. Giustizia! Oh! Urrà per Crimson Mentone! Prima o poi uscirò di qui, Crimson Mentone, e quando lo farò... Che schifo! Questo tanto per dimostrarti che fino a quando vivrai nel crimine resterai per sempre una numero due. Dimmi! Chi è che bussò? Ah, avremmo dovuto scegliere un altro momento per questo genere di gara! Oh no, i genitori di Timmy, e adesso? Oh no, meglio tornare nello sporco! Cosmo, guarda! Voglio tornare subito nella vasca! Ehi, bene che sente! Ah, ti sei lavato abbastanza, fuori! Sono sempre nudo, ma almeno sono a casa mia. E sei in buona compagnia? Ehi, è diventata una moda!